Bella ragazzi, ciao Charder! Ciao amigos! Allora, mi sono iscritto adesso a un francese che mi ha seguito, eh. Infatti, Gobbi ti ha seguito e l'ho seguito anch'io per ricambiare il follower. Ciao Charder! Allora, stavo facendo. Oh, ecco qui che funziona il tutto. Ciao, amico mio. Benvenuti tutti. Oh. Ciao Marco Dramos. Ah no, sono io. Allora, Shard, adesso andiamo un po' a fare le patentine, poi andiamo a comprare le macchine quando arriva un po' di gente e poi andiamo a vedere le tue livree quando c'è un po' di gente, perché adesso siamo appena partiti, quindi è meglio farlo dopo. E voglio vedere quella di Kevin, che è fighissima. Tra l'altro io non ho capito se stasera Kevin gioca. Se Kevin gioca, bello salutarsi da solo. Infatti, stavo dicendo, solo che viene fuori dopo, la Sharder. Io scrivo e dopo un po' viene fuori. Allora pensavo che era qualcun altro. Ciao Stream Element, ciao Marco Drums Games, ciao Sharder. Bella lì, raga. Allora, bisognerebbe. Bisognerebbe cambiare un po' le icone a sto punto, eh? Perché vedo che per spendere i Mitcoin. Ah, sono ancora io. Per comprare i Mitcoin non ce n'è tantissimo, eh? Devo andare a rivedere un po' la faccenda. Compriamo la Shelby da 20 milioni, eh? Così vediamo un po' com'è, amico mio. Vi aspetto in live, amico. Che bello, SpongeBob. Adesso su Twitch. E scrivo Mitici. Oh, condividiamolo su Facebookino. Oggi, amico mio, sono andato a vedere l'amico Morris che aveva dentro 200 persone. Grande, grande Morris. Morris sta facendo il botto, raga. Fortissimo. Ciao Manuel! Grandissimo. Sto facendo una patentucola, eh. Le patenti sono veramente toste. Io vorrei vedere come la fa la dimostrazione, tanto per arrabbiarmi, ragazzi, perché come la fa la dimostrazione penso che nessuno possa farlo. 4 terza. C'era il grande Manuel. Come stai, giovani? Tutto bene, Manuel, grandissimo. Tu come stai, amico mio? Ok. Sto vedendo la demonstration per farlo uguale, ma sarà praticamente impossibile perché neanche lì cani. Bella lì, bella lì, bella lì, Manuel, grande, grande. Manco i cani riescono a farla così. Questa macchina non tiene una sega. Terza. Ah, ok, senza pochissimo gas. Vediamo quanto la fa lui. Di seconda, eh. Tutta di seconda? Ah, dopo quasi 3 mesi Warzone, io ritorno. Dopo 3 mesi Warzone, io ritorno. Cioè, nel senso che sei tornato a giocare o che cosa? Io ieri mi sono un po' arrabbiato, perché c'era veramente dei server schifosi Warzone. Non lo posso, non so poi se è anche magari la linea o che cosa, ma. Sì, ah, sei tornato su Warzone, ok. Io stavo pensando di toglierlo praticamente Però un gioco di sparatutto serve in live, quindi boh, non lo so, vediamo un attimo. Ieri mi sono arrabbiato. Ciao Frank, amico mio! Come stai? Come stai? Sto facendo una patentucola. Dopo andiamo a comprare la macchina da 20 milioni, andiamo a vedere la livrea che ha fatto Sharder al mitico Kevin, andiamo a giocare un po' online, un sacco di cose stasera, raga. Thank you.
Allora, se voi vedete come la fa il computer, mi fa incazzare. Perché? Grande fra, patentina, yes fra. Sì, ma vada via il ciap. Mamma mia ragazzi, comincia a far caldo e devo cominciare a mettere il ventilatore davanti, eh. E tra poi tra l'altro il ventilatore simulerebbe anche che sto andando in macchina, eh. Grande, grande fra, dai dai, vai a mangiare, poi torna qua tra di noi. Battlefield? Ah, Battlefield, sì, ce l'ho anch'io. Però fischia, era veramente un gioco di merda. L'hanno messo un po' a posto, fa ancora schifo. Porca loca, per un pelo. Dai, raga, minchierola. Cominciamo a farmi arrabbiare con la patente. Sì, faceva schifo. Insopportabile. Entri dentro, c'è il mondo intero con sti cazzo di aerei, elicotteri che ti massacrano, non fai neanche tempo a muoverti. Allora, hanno messo a posto tipo 800 cose, eh. Quindi in teoria si potrebbe anche tornare dentro a vedere un attimo com'era la storia, perché sicuramente avranno migliorato qualcosa. Ma dai! Ma cos'è? Ma è una baracca sta zona, ma che schifo è? Ma è possibile una macchina del genere che non fa una curva a 50 all'ora? Ma io non lo so, raga. Frena, rottami, sono 80 all'ora. Cazzo, sei sotto il 400 di gomme? Cioè, manco il panda fa così schifo. Sì, davvero. Poi ti fa vedere il computer. Quale McLaren? Quale McLaren? C'è una McLaren? Ma vai a cagare! Ma quale McLaren, amico mio? Quella da 10 milioni che hai preso. Ah! L'hanno rimessa? L'hanno rimessa? Bella. Ah no, è quella che non l'hanno ancora tolta. Ah ok, scusami amico mio, mi sono perso un po' perché sta patentucola mi sta facendo impazzire. Cioè, sbagliare la fine là è buttar via il giro, eh. Ma vai a cagare, ha preso là dentro. Vai a colpare. Zonda, sei proprio brutta zonda. Non freni niente, giri poco, zonda. Ma non hai mai fatto sta schifezza che vai a destra e a sinistra? Ma com'è sta storia? Questa è la pista di Phil.
Dai, vai. Aspetta, vabbè, 34,150, ho fatto il nuovo record. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Ma siete usciti tutti, amici miei? Eh sì. Beh, Lasciarderino, sei rimasto tu con me, grandissimo amico. Gli altri ci hanno abbandonato. Guarda che mi butta fuori, oh. Grande Sharder, grande, grande amico. Porca loca! Oh! Sharder! Sharder! Ah! Ah! Solo noi due abbiamo fatto sta cosa incredibile, amico mio! Ah, ah! Grande amico! Bella lì! Bisogna capirla un po' sta macchina. E ciao amici, ho appena fatto la patente oro con la Zonda. Ciao Willis, grande. Grazie, grazie, grazie Willis. Guarda qui che bella patentucola che ho fatto, con la Zondina S8. Grande, grazie, grazie Willis, grandissimo, gentilissimo. Sono mega carico adesso, potrei fare l'era di Dio. Willis, se rimani un attimino andiamo a comprare la macchina da 20 milioni. 20 milioni la Shelby, amico mio. Incredibile, questo qua è. E ho sbagliato un paio di punti che tra l'altro so anche quali che ho sbagliato. Uno è questo qui. No, questo l'ho fatto giusto. Quello dopo. Allora, è un po' così la Paganina, però sinceramente è un bel mezzo, eh. È un bel mezzo, sì, ci sta. Questo ho sbagliato. L'ho fatta un po' troppo lenta. Qui sono riuscito a tenerla bella, bella stretta, stretta, strettina. Qui l'ho tenuta bella stretta e vai giù di gas, Paganella. Sì, sì, è bella, è bella. E queste delle Pagani ce le ho tutte e due, Ce n'è la Huayra e l'altra, e la Zonda, se non sbaglio. E le ho comprate tutte e due. Io farei l'ultimo giro, tanto perché a 32,7 credo che tra i miei amici non sono tanto, tanto giù. E infatti, vedi, 32 e 31 addirittura hanno fatto. E la... Winnie's grande! Dai, 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 vediamo se riusciamo a fare... a strappare anche un tempucolo migliore. Una prova sola, Grande Willis! Bidei, bidei, bidei. Io c'ho tutte... Non mi fa vedere le icone, mi fa vedere tutti i nomi, no?
No, dai, dritto come un carciofo. Bellissimo, Willis. Un sacco di roba. Ah, eccole lì le icone che vedo. Ai, ai, ai. Mamma mia, il mio cervello quando a un certo punto faccio un oro dice: Marco, ma perché devi riprovare? Qual è? Qual è? Hai esagerato, esatto. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo di codesta cosa che hai già fatto l'oro? Perché devi insistere? Cos'è quello lì, Willis? È bellissimo quello lì. È un'icona blu, bellissima. Non l'ho mai vista. Cioè, le icone tutte belle, eh? Vediamo se riusciamo, Willy. E mitico shot. Ma no! Ma perché mi hai braccato dentro l'angolino? Ma io mi chiedo, ma perché? Ma perché stai ancora provando, Marco? Chi se ne frega della lista amici? E invece il mio cervello dice provaci un'altra volta, Marcolino. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti raga! Infatti. Cioè, ho già l'oro, non è che ho il bronzo, capito? Però è una questione interna di cervello. Dai, vediamo se riusciamo. Voi riace. Cosa vuol dire voi riace? Vuoi fare la gara con noi? Perché voi riace non capisco. Ah, la testa. No, ma vai a quel paesotto, il sole negli occhi, gli occhiali, bravo, hai ragione Willis, dobbiamo mettere gli occhiali. L'ultima volta. Ci metto gli occhiali così non c'ho il sole negli occhi. Ah, sì, sì, riace, riace, sì, sì, sì. Adesso in questo contesto... Ma no, ma questa macchina va dritta. In questo contesto ho capito, Willis. Il bronzetti riace, studiato in alta scuola, grande. Io l'ho sentito nominare. Ah, l'ultima, giuro, l'ultima. l'ho sentito nominare un paio di volte. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e ragazze. Allora, ho fatto l'oro prima. Ciao Luca, grandissimo, ho fatto l'oro, però il mio cervellino diceva che dovevo battere i miei amici. Ma vai a quel paese, dai, basta, 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 mi basta l'orino che ho fatto. Guarda, ti faccio vedere Luca, così facciamo vedere gli amici che sono entrati adesso l'oro che ho fatto prima, perché sennò poi dicono... Ecco, grandissimi ragazzi, però poi dicono che non è vero. Grande Sharder, grande. Adesso andiamo a vedere la mitica livrea che ha fatto Sharder all'amico Kevin. Madonna ragazzi, si sta morendo dal caldo. Ma va,
Ah, è quel paese, sardo. Guarda qua, guarda qua. Guarda Lucas, che giro impeccabile. Quando faccio questi giri top, alla fine poi io mi dico, ok Marco, sei andato benissimo, lo rifai subito, ma subito subito che te lo ricordi. Ah no, ma questo è il giro Merdoschi, ok, scusa, scusa, scusa. Credevo che era quello buono. Oh, ah, devo andare a cambiare la tuta perché è della mia mitica mogliettina. Dopo forse arriva. È andata a camminare. Proviamo a fare questa? Ah no, io avevo detto che facevamo... Dai, provo a fare questa. Devo far vedere la tuta. Dai, proviamo. Che mi sento in vena di patente stasera. Decidiamolo adesso insieme, dai amico, perché... Voglio sulle macchine che usiamo, che usiamo anche insieme. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, ragazze, grandissimi. Una bella seratina insieme a Gran Turismo, compriamo la macchina da 20 milioni, la Shelby, e poi la andiamo a provare, Andiamo a provare, dai ragazzi. Sì. La Mazda la voglio, la Mazda quella bianca dici? Assolutamente sì, Sharder. Sì, la Mazda la voglio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Grandi! Ho frenato un po' troppo presto, eh. Allora, come state amici miei? Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Se siete iscritti grazie mille. Se volete salutarmi io vi saluto in live. Sto facendo un'altra patentucola. Vediamo se ho fatto una cosa fatta bene o una cacata. Nuovo recordino, ma è bruttino, eh. Io lo direi. Poi dobbiamo comprare un sacco di macchine, ragazzi. Quindi rimanete dentro il live. Andiamo a comprare macchine. Andiamo a vederla tutta che ha fatto Charder per l'amico Kevin. Tanta roba stasera, eh. E facciamo anche l'online, Tra l'altro. Ma scusa, ma... Perché non mi dice che è la seconda quella lì? Grande Willis! Wow! Un po' troppo fuoco ragazzi! Sta dando fuoco! Vai, spacca, grande Willis! Mi sento carico come la fionda! Troppo fionda! Allora, fino a qui pensavo di essere il campione del mondo. Infatti, dai gas a sta macchina. Non va niente. Dai, vai. Va di più la mia 500 Abbas. Allora, qui invece io devo capire quando frenare. Vai, dai gas. No! Che si schianta! Oh, ho fatto un giro quasi impeccabile, eh! Ma 24! Oh! Dai! Me lo sento ragazzi! Voi cosa sentite sulla vostra pellaccia? Ecco, questa è già cannata, però... Forse è qui, eh? Ho tagliato un po', amici miei, ho tagliato un po'. Pensavo di fare il furbetto, vi dico la verità. Andiamo col TCS A1. Tanto per esagerare, eh?
Vai. Oh, senza TCS come cattivella. È vero Willis, grandissimo. No, 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 no! Oh! Allora, TCS a zero, anche no. Non ho ancora la sensibilità sul piedino. Grande Frac! Ah, ti sei perso una patente pazzesca, Frac. Ma voi dite che è la prima quella lì. Non c'è il nostro. No, non c'è mai. Ai ai ai, caramba! Un altro record! Un recordino alla volta, un recordino alla volta, ma è sempre bronzo! Ah, dai dai! Dai, 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 vamonos! Ma qui mi sembra di andare. Di frenare un po' troppo presto. No! Incredibile, incredibile! Ho tagliato, amici miei! Come si chiama questo circuito? Caspita, non me lo ricordo! È bello però, eh! Non me lo ricordo il circuito! Però è bello, eh! Non c'è scritto da nessuna parte! Dopo te lo dico! Tanto quando usciamo dalla patente. Ma ancora lo stesso errore, Marchito! Allora svegliati, che sono le 10 di sera! infatti, quell'erbetta pazzesca lì! Adesso si vince tutto nella frenata, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi! Gran Turismo 7, Marco Drums. La pista non la ricordo, la macchina non la ricordo, ma siamo sulle patenti. Ui, caspita ragazzi, faccio ogni volta un pelino di record, ma ancora siamo distanti da loro. Ma come mai? Qual è la curva che faccio male, raga? Questa l'ho fatta malissimo, è inutile farla. Secondo me è un po' questa, eh? Questa è bella. Prendiamo al più possibile. Ah.
Adesso devo frenare proprio in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, eh. Forse ce la facciamo prima o poi. Dai, 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 Frank! Forse è questa che canna un po', eh? Per avere in mano sti bolidi e poi andare con quelle macchine che non tengono una sega è una cosa veramente terribile. Becca, che cos'è che ho sbagliato stavolta? Io ho capito che cosa ho sbagliato, vediamo se riesco a non rifare lo stesso errore, vero, ne? Ho voluto tagliare, forse un po' troppo, forse un po' troppo. Qui è? Grandissimo, era un giro perfetto, Nick, l'ho sbagliato. Ciao Nick, come stai? Grandissimo, dai Frank, questa era bella, era bellissima. Ciao amore mio, abbiamo bisogno di te, tata. No, era bellissima, raga. Vedi, non era. Prima era uscito proprio perfetto da qua. Ah! Di prima adesso. Allora ragazzi, andiamo a comprare la macchina da 20 milioni, eh. State tutti qui con me. Tutto sbagliato.
Immagini se facciamo un record mondiale. No, è impossibile. Aspetta che andiamo un attimo a vedere la demonstration, eh? Perché comunque non sono andato malaccio. Aspetta. Che voglio vedere la dimostrazione. Vediamo un attimo cosa fa lui. Sesta. Cento all'ora. Terza. Seconda. Terza. Seconda. Ah, la butta dentro subito la seconda, eh. La fa correre. Ok. Chi butta la seconda per forza? Cioè, quando la fa lui è una stupidata. Ciao DSC, grandissimo amico, come stai? Grande DSC. Sto facendo una patentucola e sono quasi arrivato. Ogni volta che la facevo sempre meno. Ok, qua ci siamo. Ah, butta la prima. Sì, vabbè, qua non credo che ci sia. Grandissimo DSC. Allora, ho fatto una patentucola prima con la zonda fichissima, mi sono esaltato, sono andato e volevo fare tutte le patentucole oro e invece questa qua mi fa un po' dannare, anche se all'inizio credevo che era più fattibile, ma è fattibile, è nelle mie corde. Adesso fammi vedere un attimo se mi ricordo, eh. Ciao amici di Twitch, grandissimi! Come state amici e amiche mie? Come state, grandissimi? Andiamo a comprare la Shelby da 20 milioni, state qui che è finita la patente, andiamo subito a comprarla, eh? E la proviamo, 20 milioni di macchine, amici miei. Oh, dovrebbe essere buono, raga. Voi cosa dite? Uno, 22. 23, 24, 24 e 6, porca miseria! Fuck! Dai che la rifamo subito! 24 e 6, Sharder! Mio Dio, 24 e 6, mi fanno morire le patenti! Quando credo che è tutto fatto... Quando credo che era tutto fatto, sto sudando ragazzi, ve lo dico, non vedo l'ora che poi Carla, mia moglie, si faccia qualche giro lei, perché c'è veramente un bagno di fuoco di. Oh, è buona raga? Cosa dite? Questo frac non mi piace molto.
hai ragione tu, hai ragione tu. L'hai vista lunga, Frac, l'hai vista lunga. L'hai vista lunga, l'hai vista. Cos'è che ho sbagliato? Cos'è che ho sbagliato? Sì. Ciao amici e amiche di Twitch. Come state ragazzi? E ragazze, grandissime. Andiamo a comprare la Shelby da 20 milioni. Fa caldissimo, amo. Cosa dite? Più dritto possibile, eh? Non ci credo, mi farà morire. No, Nick, mi farà morire. Cavoli. Bam, contro il muro. Caspita. Adesso ho sbagliato qua, ho sbagliato qua DSC, ho sbagliato qua. Qui l'ho sbagliata perché adesso c'ho troppo la foga. Questa l'ho sbagliata, eh. Vero raga? Già parto malissimo. Lo so. L'ho visto anch'io, Frac, l'ho visto anch'io che l'ho sbagliata. Devo andare più dritto e prenderla più larga. Caspita, raga! E finché non si mette dritta, sta scemonita non apre. Un bel campanino. Il robino rosso. Il robo rosso. Spritz, come la sigla. Qui sbaglio anche. Devo star più largo, raga. Vero? Forse è qui che perdo quel decimino. Devo stare un po' più largo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, eh. Prima? No! Madonna! Fatemi vedere un attimo. Io sto morendo di caldo. Bisogna portare il ventilatore, amo. Ciao amica mia, ti scrive. Il mitico Sharder. Ah, arriva, è andato a prenderlo qui. Allora, sesta. Appena inizia il cordolo, butta giù. Grazie, amore mio. Quarta, butta giù un po', guarda. Terza, butta. Seconda. Seconda. Apre solo adesso, quando è dritto. Fammi vedere questa qui. Questa.
Vedi? È qui che sbaglio io. Ci suda da impazzire, amore. Bisogna mettere il respiratore là. Diretta. Saluta i nostri amici. È quasi dritto, vedi? Vabbè, qui chi se ne frega, poi è un pezzo dritto. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissime! Fratti, saluto. Sì, no. No! Vabbè, butta fuori. Ah. No, no, Nick, è da tanto tempo, il nostro amico Nick. È che come me tu non ti ricordi in cazzo, mo. Vai. Andiamo a comprare la macchina poi, raga, eh. 20 million. Che dolore. Sì. Ragazzi, ieri sera ho fatto un Warzone con Mitico Sharder, è stato divertente. Dai, lui frenava lì. Non bisogna mai vedere il computer, raga. I video sono farlocchi, come dice Sharder. Sono Tarox. Come si chiama? Non me lo ricordo. Wow, perché mi hai dato quello schifo lì di Spritz? 24-7, dai raga, dai dai, fammelo un'altra volta, vediamo un secondo. Buonissima ghiacciata, poi è top la birretta col limone. Per l'ultima ancora non ce l'ho. Dici era l'ultima? Madonna. Allora raga, TCS all'1 praticamente è uno schifo, TCS a 0 è un disastro. Cioè, sono lì per due decimi. Non so. Vedete? Dai, ma cos'è sta storia del TCS? No, non so la pista. La Nissan GTR TG500-08 è la macchina, ma la pista non lo sappiamo. È la patente. Sì, per forza, a zero è... TCS, boia! Hai ragione, ragazzi. No, sbaglia! Dai, l'ultima volta, ragazzi. Dai che ci siamo. Io penso che domani sera, per domani sera lo portiamo a casa questo oro. Sono un po' ubriaco. Vedi? Vedete quanto ci mette a salire? Se togli il TCS... No, porca loca, l'ultima volta, raga. Ma dai, era giusto, il primo pezzo era perfetto. Ma porca. Era molto meglio prima.
Proviamo in prima qua. Interiore e seconda, però. L'ultima, giuro. A sto punto allora devo togliere il TCS e imparare senza, perché è il TCS che non mi apre. Proviamo. Ciao amici, amiche di Twitch. Porca! Lo odio, lo odio, 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 odio questo GDR. Allora, aspettate che voglio fare una cosa. Non è per niente, ma... voglio provare a vedere col pad, perché a volte voglio vedere la livrea nuova, card schiavizzata. Sì, 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 assolutamente. No! Su che auto vuoi la prossima livrea, amiga? A te te lo sta chiedendo, amore. Sto provando. C'è quella là che stiamo provando tutti, la Mazda, ma non so se ti piace. Puoi provare? Puoi provarla? Adesso la prova. Dai, l'ultima volta, raga. Frank, ti giuro, domani sera la facciamo. Porca puzzana. Sì, possiamo giocare online. La proviamo dopo online. Che ore sono? Sono già le 10, Tra pochino andiamo online, ragazzi. Ma tutta sera patente, ho fatto un'ora di patenti, raga, ma incredibile. Ciao Manuel! Ciao Lord, amico mio! Saluto Lord, amo. Grandissimo Lord, ciao bello. Ciao Claudia. Claudia, rischi il ban. Aspetta, perché non riesco a entrare in sala. Oh, non ho capito cosa ha scritto Lord. Perché grazie Lord, buonanotte anche a voi. È entrato per salutare Banana? Ciao Lordino! No, adesso veramente, aspetta, come si fa a banare? Aspetta, mo, fammi vedere se fa tu cazzo di giro. E non riesco.
Ma le vedi da computer, mono. Dai, mi hai fatto cannare, Carla. Da lì. E ormai è andata la Sentry anche adesso. Devi vedere da lì. Ciao Kevin! Mitico Kevin, com'è la tua livrea, amico mio? Dai che corriamo ragazzi! Kevin, tu giochi stasera? Sciarderino! Facciamo la lobby? Ah! Molto figa, sì amico. Cosa dite adesso? Track, cosa dici? Come siamo come tempo? Addirittura. No, no, non ci siamo proprio. No, no, basta, basta, basta. Basta, 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 basta. Dai, è stata bella, questa era tutta la mitica. Guarda che scherzavo, dai, fidati di me. Sì, tu crea la partita, vai, 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 amico mio. Aspetta, perché non riesco a entrare, aspetta, aspetta. Allora, velocemente. Ciao, Kevin. Io, bisogna mettere il ventilatore, Ragazzi, da noi si muore di caldo. Oh! Stella rossa? Stella rossa? Macchina, macchina? Pochi soldi. Che gioco balordo. Ah, tu mi dai pochi soldi, aspetta, guardiamo e guardate voi cosa faccio. Guardate voi a me che cosa faccio, guarda qua, guarda qui, lui mi dà pochi soldi, no, no, nessuno dal bar. Allora vediamo qui un attimo, qui li abbiamo comprati tutti. Si scherza Manuelito, si banna solo se vieni addosso. Allora vediamo qua. Allora ragazzi, c'è un sacco di macchine fighe, Intanto che loro creano la lobby, io vado a comprare questo capolavoro. Andiamo a comprarla. La Shelby Cobra Daytona Coupé potrebbe essere la Shelby Cobra più preziosa in assoluto. Deciso a vincere Le Mans per Ford, Carroll Shelby chiese all'amico e dipendente Pete Brook di progettare una carrozzeria coupé per la Cobra. Ha caratteristiche simili alla 989 Cobra, ma la carrozzeria coupé ne migliora la velocità di oltre 30 km orari. Questa Cobra riuscì a vincere la sua categoria Le Mans e Daytona a giudicarsi il titolo FIA GT del 65, ma sono state costruite solo 6 prototipi inclusi. La sua rarità è resa un mito. 10, 9, ciao Carla, come voi sta? Sei un matto, vai Frank! 10, 9, 8, 7, 6, 5, guarda Frank, 3, 2, 1, sei al mondo e una è mia! Sì, Frank, sì, sì, sei al mondo e una è mia! Non ce la faccio più! E una è mia! Sei al mondo e una è mia. Andiamo a provarla, sarà un cesso, sicuro. Inguidabile, ingestibile, incredibilmente brutta, ma una è mia, Una delle sei del mondo è mia, amici miei. Ma no, dai, sicuro farà schifo. Ciao Roby, ciao Roberta, grandissima, come stai? Guarda che ho comprato 20 million pounds questa mitica Shelby, questa mitica Shelby, eccolo qua, le livree, amico. Ah sì, è vero, andiamo a vedere le livree. Aspetta che ho preso 20 milioni di macchine. Che rottame,
Ma frena sto robo. Oh, 20 million pounds. Il pomeriggio che faccio invece di riposare. I 20 million. Oh, guardate la prima. È ridicola. Oh, però è bella. Oh, è ridicola, non tiene la strada. È veramente ridicola come, come macchina. Robby, cercarla. Vediamo quando devo frenare. Raga, per fare sta curva devo frenare un chilometro prima. Ce la farai in prima. Eh certo. è un rotame, ragazzi. 20 millions di rotams. Bellissima, raga. Ho in mano la storia. Guarda che non sto in strada, la storia. Che meraviglia. Questa insieme alla Ferrari da 20 milioni, ragazzi, le metto dentro nel mio garage e non le tiro fuori neanche per prendere il sole. Sono proprio dei bei rotamozzi, eh. Guarda, guarda che bel tiro rosso. Guarda, guarda che roba. Guarda da dentro, raga. Da dentro è spettacolo, eh. Siamo in terza 240, in quarta 240 all'ora, raga. Comunque non scherzano gli americani, eh. Poi non frena, poi non frena. C'ho anche i guantini rosina. Ah, perché è quella di Carla, è la tuta di Carla, vedi che c'è i guantini rosa, amore? Ah sì. Metti la collezione auto in storiche. Metti della collezione auto in ultima. Ah, quello dove c'è, ma c'è il simbolino mio. E inutili storiche, sì. Dovrò fare un video. Faccio un video con le auto più storiche che ho. Quelle più rottami, e li chiamo i rottamozzi storici della garage di Marco Drums Games. Guarda, va talmente schifo che riesco a bermi anche lo spritz mentre vado. Qui dovrò frenare prima di 200, eh. Mamma mia, sembra di essere sulla saponetta, raga. E anche frenando, guarda che roba. 20 milioni di euro, 20 milioni di lire, 20 million pounds, 20 milioni di dollari, 20 milioni di yen, ragazzi. Questa macchina costa un botto. Che moneta c'è in Giappone? 20, no, boh. 20 million of Nippon. Si chiamano Nippon i soldi giapponesi? Non lo so. No, gli yen sono cinesi. Voi che sapete, ragazzi? Ciao Moris, amico mio, amico Moris, amico Maurizio, come stai, amico? Caspita Moris, c'è 200 persone lì dentro oggi, amico, hai fatto il botto, amico. Grande, grande Moris. E uno ero anch'io, ti ho visto tutta la tua live. Dopo quando ho finito di lavorare, sono venuto a vederti, sono venuto a vederti. Grande Moris, sei bravissimo. I Nippon, 20 milioni di Nippon di cioccolato. Ho speso 20, un botto ho speso, ragazzi. 20 milioni di Nippon. E Nippon sono quelli di cioccolato. No, sono quelli quadrati. Ecco il riso. Robby, mamma che buoni, mi hai fatto venire una fame, Robby. Ah, me li compri domani quelli lì? Che li mangiamo in live, dai. Dai, Robby, li mangiamo. Ma posso elaborarla, ma sto rottame lo chiudo dentro nel mio garage e non lo tiro fuori più. È troppo rottame. Guarda, guarda. 20 milioni, non ci spendo neanche 2000 dollari. No, questa qua la buttiamo dentro nel garage e chi l'ha vista, l'ha vista. Perché ce ne sono 6 al mondo e una è mia. Non lo so, non lo so, abbia speso tutto, come sempre. Allora, andiamo a vederla questa 20.000. Carla, i miei consigli per la dieta. Ma no, che live, allora lo fai apposta, la prossima libera ti scrivo mangione. 5 milioni, raga. Oh. I Nippon per la dieta, va bene, ci sta amica mia. Aspetto te Robby, domani sera vieni così Nippon a volontà.
Ah, se la dieta fosse di Nippon, guarda amica mia, lo farei molto che volentieri, Oh, sì, tantissimo. Ma noi li compravamo sempre. E dopo non li compravo più. Sì, hai imparato a farlo. Sì. Va bene, Fraco, se devi uscire per fare la cosa vai tranquillo. Se invece vuoi rimanere, ci senti, studia, mi raccomando, e spacca domani, Domani vai lì, spacchi tutto, non spaccare la classe, cioè nel senso, fai una verifica della Madonna e quando prendi 9.5-10 vai dal prof e dici, prof, io ho preso così perché guardavo Marco Drums Games Channel, deve guardarlo anche lei, professore, Marco Drums Games Channel su Twitch. Immagini proprio veramente. Oh, ragazzi, 20 milioni buttati dentro il ghiaietto. Fratti, immagini. Prof, ho preso 10. Pam, devi guardare anche tu Marco Drums Games Channel. Mamma mia, ragazzi. Questa sembra una barchetta, Sembra una barchetta con quattro ruote. Secondo me questo Frank Shelby i cagnolini. Da me volavano i tavolini. I tavoli. Sì, i tavoli, i tavolini stessi. Oli, questa macchina sta sempre sul ghiaietto. È bellissima, ragazzi, Guardate che ghiaiettate che fa. Oh, ma comunque non si scompone sul ghiaietto, Devo dire che è veramente figa questa Shelby. Ford Shelby del 65, perché sul ghiaietto va dritta, va a cannone, Bella, bella, mi piace, la posso buttare sul ghiaietto, però. Interessante. Quella lì ha aperto gli alettoni, per frenare, figa. Allora, quella si è aperta gli alettoni, 100 miliardi di tecnologia, questa qui un Shelby del 565 gli dà paga così proprio, come ridere, Guarda qua come gli dà paga a quel rottame lì che c'è nero dietro la mitica Shelby blu, bellissima da 20 million pounds. Ok, dai, tanto l'abbiamo vista, ci ha anche rotto le scatole, la buttiamo dentro nel garage e basta. Allora andiamo a vedere la livrea di Sharder, perché sennò mi dimentico. Ok, bravo Sharder. Allora se però mi dici stanza fatta, io non mi ricordo di fare queste cose. Allora, vediamo un attimo. Ah, Costantino, il mio amico Costantino, fa 174.744.942 livrei al giorno. Allora, raccolta. Ah, guardiamo questa di Sharder. Vediamo questa di Sharder, ragazzi. Io la voglio così. Oh, bella. Guarda, mio amor. Sì, Sharder. Questa di Sharder. Sì. Fa vedere così, dico che macchina è. Che bella Sharder, la voglio anch'io. No. Sì, no, questa vogliamo, questa perché questa ci piace correre con questa macchina. Sì, 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 sì. Bella Sharder. Sì, Sharder la voglio anch'io. Bella. La voglio, amico mio, bravissimo, bellissima. Sei stato molto... Caspita, il davanti lo voglio anch'io così, lo voglio così, Sharder. Di colore, Sì. E di fianco la voglio così, col grigio lì, la voglio anch'io così. Bella, bellissima, bravissimo. Vedi? Anche questo tipo qua, Gelden qualcosa, la di anche a lui che è brela. Bravo, 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 Repubblica, commenta, raccolta, bellissima. E vediamo invece... Allora, sarà un problema. Vediamo invece... No. Non riesco a... E scrivi da lì, amore mio. E invece vediamo quella di Kevin. Wow, Soul 98 TV. Ci wow. Sta, guarda che bella. Guarda live on Twitch Kevin. Wow. Tanta roba, bella, amico mio. Bianca. Tutte diverse le fai. Bella. È bravissimo, è diventato bravissimo. È diventato bravissimo, Sharder. Sì. Ma è stupendo. Sì. Bella, 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 bella. Mancava solo la bandiera tedesca del mitico Kevin, però Kevin è italiano, è un grande italiano. Kevin. Tedesco, è tedesco e l'Italia dall'altra parte. Sì, l'Italia c'è. Sì, manca quella tedesca, però è bellissima, 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 bravissimo, bravissimo, bella, bella, bella.
bella, bella, mi piace sempre di più questa collaboration col grandissimo Sharder. Allora, la stanza l'avete creata, siete già dentro voi, raga? Allora, tieniti pronto, ti faccio un post su Instagram e chiedo di entrare tutti da te al volo e ti spammo il... Sì! Ma quando? Quando, amico mio? Quando? Dimmi quando che mi devo pettinare! Oh, Morris! Maurizio! Aspetta che mi devo pettinare! Ok, vabbè, non so se è stasera o su un altro giorno. Comunque avvisami che mi devo pettinare, eh? Allora ragazzi, io voglio comprare, grande Maurizio, sei un figo della Madonna, grazie, grazie amico mio. Allora, questa Ferrari 250 berlinetta, devo fare i soldi, poi la compriamo, eh. Che te pettine, scusami, vuol buttare dentro gente. Guarda questa Aston Martin bellissima, io la compro, basta, ho deciso, voglio comprare la Aston Martin DB5 ragazzi, ho deciso. Grazie amico mio, sei un grande Maurizio. Ok, mi ha dato un messaggino. Allora, loro sono dentro, vuoi giocare tu amore mio? Allora ragazzi, questa qui noi la vediamo domani, rivolgo i miei soldi, non ti darò nulla amore, voglio la carta di credito. Allora dammi la carta di credito di dietro. Questa 100 Fire Lady da 190.000, ragazzi, io la compro, la mettiamo lì, ma penso di non usarla neanche mai. Cioè, bellissima, sta Nissanine. Adesso? No, non è adesso, giusto? Non ho capito. Non è adesso. Vai tra, Maurizio. Perché sennò mi pettinavo ancora, eh. Vabbè, io mi pettino lo stesso. Mi pettino lo stesso perché non si sa mai. No, mi pettino io. Pettiamo anche il draghetto, perché bisogna essere sempre belli preparati. Allora, quindi ragazzi, abbiamo comprato tutto, ma ci manca... Ah, Sharderino, anche di questa McLaren bisogna fare la livrea, eh? È bella anche questa, dopo 101! Amici! Ciao ragazzi! 101! Ragazzi, guardate Marco Drums Games Channel, amici miei. Allora, se vi piace il mio canale, iscrivetevi, mandatemi un bel follower, un IBAN, quello che volete, ragazzi. Comunque, grande, occhio, sei un grande amico, Maurizio, grandissimo. Ragazzi, aspettate che devo fare una corsa. Oh, ciao amici di Twitch, sono il grandissimo Marco Drums Games. Ringrazio Maurizio e Morris, guarda qui. Aspettate ragazzi che mi devo pettinare. Raga, dai, andiamo a fare una corsetta. Aspettate, devo farvi vedere il mio canale, cosa vi propone, cosa vi faccio vedere, amici miei, eh. Aspettate che vado a prendere la mia BRZ, Oh, facciamo un pezzettino. 110. Ciao amici. Come state ragazzi? Grandissimi. Ciao a tutti i nuovi arrivati. Grandissimi, metti la cosa solita. Vi faccio vedere un pezzettino di Monza. Spero che con il vostro... la facciamo facile, perché sennò sono emozionato, ragazzi, poi vado a sbattere e faccio una figura da cioccolatino che non riesco neanche a vincere una gara. La facciamo facile così. Loro vanno con il 500 e io invece vado con questa bella Subarossa. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Allora, nelle mie live, ragazzi, propongo, a parte che gioco col grandissimo Morris e li vado addosso a tutti, ho fatto su un casino, propongo una varietà di giochi, che è Gran Turismo 7, Warzone col mitico Morris, perché è bravissimo, ragazzi, e una varietà di mega partite a Formula 1, Formula 1, porterò Formula 1 2021, ma anche il 2022, perché l'abbiamo già comprato. Ecco, quindi se volete iscrivervi al mio canale, amici miei, amici di Morris, amici di Twitch, grazie, io ringrazio Twitch per permettermi di stare con voi. E allora, vi voglio far vedere un attimo come va il grande Marco Drums. Vi faccio vedere le livree che ha fatto il mio amico Sharder, grandissimo Sharder. Sono emozionato ragazzi, sto facendo veramente abbastanza pena, sto sudando freddo. Devo ringraziare tantissimo Maurizio, grande Maurizio, Morris, che l'ho visto oggi in live, ha spaccato ragazzi,
arrivano. Io devo venire a casa tua, io devo venire a casa tua, Maurizio, devo venire in ferie lì nel vostro bel paese, voglio. Ricordatevi di iscriversi al canale, grazie amore mio. C'è anche la mitica Bragali, ragazzi, Carla, mia moglie di fianco, che corre anche lei nelle nostre live. Noi facciamo live tutti i giorni dalle 9 alle 11 perché poi andiamo a lavorare, quindi siamo vecchietti e dobbiamo andare a letto a dormire. Io sono vecchietto. No, 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 non dire queste cose che la macchina va fuori. Si dissocia mia moglie da questa cosa. Oh, grande, grande Maurizio. Oh, un sogno mi si è avverato, amici miei. Fai una fotografia per piacere. Grandi, grandi ragazzi. Oh, mi raccomando, amici miei, quando volete, venite sempre a trovare Marco Drums Games Channel. Ci facciamo delle grandissime, sto anche pronunciando male il mio nome, ragazzi. Ci facciamo anche delle grandissime partite. Infatti, cosa dici? Allora, un po' lo spritz di prima, Kevin. Lo spritz ha un po' non ha aiutato. Non ha aiutato, La Carla Belli, 20 anni. Esatto, esatto, esatto. Ok, ragazzi. Aspetta, Sciarderino. Aspetta un attimino, amico mio. Facciamo una garetta. Allora. Aspetta, aspetta che gli facciamo vedere i nostri nuovi amici. Che sì, se volete iscrivetevi al canale, amici. Vi facciamo vedere un po' come corriamo. Come corriamo le nostre seratine in allegria. Tanta allegria, tanta allegria, ragazzi. Prima abbiamo fatto le patenti, poi ci metteremo un po' di online. Io gioco anche con voi amici di Twitch, ci facciamo delle mega serate in live come quella che stavo facendo con l'amico Sharder, con l'amico Kevin, con tutti i nostri amici, grandissimi. Aspetta Kevin, stasera è una serata speciale grazie all'amico Maurizio, non so davvero come ringraziarti, amico mio. Ti ringrazierò quando vengo da te e ti mangio un sacco di quelle pizze panino che sono una cosa spettacolare, Maurizio. Me le sogno di notte, le tue pizze panino, me le sogno di notte. Ragazzi, nelle live di Marco aumentano. Oh, oh, oh. Senti, foto. Ecco. Oh ragazzi, vi faccio vedere mentre va il replay della macchina, che questa è la tuta di mia moglie, Bragali. Sì, Roby, hai visto bene, ringrazio su Instagram così vedono i nostri follow che apprezzeranno. Sì, assolutamente. Adesso li ringrazio, amico mio. Assolutamente, ringrazio tutti gli amici di Instagram, tutti voi che siete entrati stasera con me, ringrazio tutti gli amici di Morris, tutti gli amici del mitico Maurizio, che è un grande, ragazzi, dobbiamo fare delle collaborazioni grandissime, Morris, Maurizio, dobbiamo giocare insieme, fai una foto, e ride, fai la foto, caspita, quando ne entrano 200, dai, fai sta foto. Benvenuti a tutti, ragazzi, guardate qui che belli occhialini, E vi faccio vedere, questa è la tuta di mia moglie, e vi faccio vedere la mia livrea, amici. Questa è la mia livrea, È la mia livrea fatta dall'amico Sharder. Sharder Design, che fa livree, ok ragazzi? Il suo lavoro, il suo mestiere principale è fare livree di Gran Turismo. E le fa benissimo, sono tutte bellissime. Lasciando stare che qui il PC, il computer ogni tanto fa cose strane, noi streamiamo da Gran Turismo 7, da PlayStation 5 e da Xbox Series X, quindi venite nelle nostre live. E ho anche un bellissimo canale YouTube dove potete vedere anche tutti i video, tutti i vari unboxing, tutti i giochi al day one, tutte cose così. Ma il grande Maurizio è un grande, fai la foto amore. E amici di Instagram, davvero vi ringrazio tantissimo, siete veramente grandi, siete veramente in tanti, siete fantastici. E come dico sempre con Maurizio, noi ci vediamo al lunedì e al venerdì
Dili quali giochi, ce l'ho tutti, i giochi ce l'ho tutti ragazzi, tutti al day one, però in live su Twitch portiamo Warzone insieme al mitico Morris, grande Maurizio, poi gioco anche a Maurizio, grande DSC, gioco anche con Maurizio quando ha tempo, perché lui è veramente incasinato, a Gran Turismo 7, in più portiamo Formula 1 2021, adesso quando poi uscirà Formula 1 2022 porterò anche sul canale Formula 1 2022. E tu sei un grande DSC, mitici comunque, voi siete tutti mitici amici di Instagram, grandi, grandissimi. E poi portiamo anche Warzone e il Call of Duty Vanguard con il mitico Morris, eh? Quindi io poi dopo verrò a ringraziarvi immediatamente su Instagram, adesso non c'è neanche più il telefono a portata di mano, l'ho perso. E sì sì sì, ringrazio, io le live le faccio ragazzi dalle 9 alle 11 tutti i giorni. Grande Roby, tu sei grandissimo, tu sei grandissimo. E invece sabato dalle 3 alle 6, dalle 9 a infinito, infinito. Ciao Carla, guardi SC che ti saluta. E invece la domenica, amici miei, le facciamo dalle 3 alle 6, dalle 9 alle 11. Ciao gioco gioco! Gioco gioco! Grazie, grazie a Morris e al papà Maurizio, che è un mito, ragazzi. Io lo dico qui davanti a tutti in live, lo dico anche con gli occhiali. Lo voglio dire con gli occhiali, davanti a tutti voi, ragazzi. Maurizio e Morris sono i miei miti. Grazie, grazie infinitamente. Che bello avervi conosciuti. 200, aspetta, esatto, Mike, sì, sto, sì, no, è spaccato, grazie, no, mi verrà un infarto, ragazzi, probabilmente Marco Drums creperà in live, e voi siete stati testimoni di questa cosa, guardate che bella la mia livrea, sì, 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 Maurizio Morris, grande, grande, davvero, davvero, dopo ti mando un mega messaggio e devo ringraziare tutti gli amici di Instagram, Allora, io vi farei vedere un'altra garetta con un'altra macchinetta, così tanto per grande Roby, il polipo è bellissimo, potete spendere e trovare i Miticoin, amici miei, sul mio canale. Il mio canale, abbiamo creato, mio figlio Leonardo, il grandissimo Zaneboy, abbiamo creato, grande Mike, abbiamo creato un sistema economico che sarà incredibile, incredibile, meglio dei bitcoin, si chiama Mitcoin, che potete usare e spendere sul mio canale, tra un po' di anni poi sarà la valuta mondiale, giusto amore mio? Pensiamo che sarà la valuta mondiale. Allora, aspetta un attimino, allora, aspetta un attimino Kevin, iniziate a girare. Allora, vi voglio far vedere anche la livrea che mi ha fatto il mitico Sharder, guardate che bella ragazzi. Io sono Marco Drums Games Racing Team, Sharder Design è lui che fa le livree per tutto il mio team, quindi se volete far parte del nostro team per ridere, scherzare, sì, 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 gioco, gioco, sì, sì, proprio, grande, grazie, grazie a Morris, gli amici di Instagram, perché gli amici di Instagram, E se volete iscrivetevi al mio canale così passiamo altre serate fighissime insieme. Grazie agli amici di Instagram, grazie a Morris e grazie a tutto il team anche che conosce Morris, con tutti Michele, i Kulesh, tutti i ragazzi che siete veramente fantastici. Meno male che mi hai trovato. Sì, 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 assolutamente. Non so cosa stai dicendo perché ormai il mio cervello è andato in pappa. Aver visto passare il mio canale a 200 persone, ragazzi, non capisco più nulla, quindi scusate se dico cose strane, eh? Io questi numeri qui non li ho mai visti neanche in una fotografia, quindi ho fatto un sacco di foto stasera, perché se... spero che sia la normalità, che vi piace il nostro canale, che vi piace la nostra chat, che passate a trovarci per un saluto o anche per, non lo so, anche per giocare a Warzone con i miei amici, anche per giocare a Warzone con il mitico Morris, con Michele, che ci facciamo gli allenamenti per i campionati, che poi chiaramente i campionati li fanno loro e io sto qua a guardare, perché per adesso non è che so sparare tanto bene. No, assolutamente no, assolutamente no, sto facendo vedere la livrea ai nostri amici e poi andiamo a giocare con i ragazzi, però dovrei anche frenare un pelino prima. Hanno anche un cagnolino. Ah, dov'è Olly? Fai vedere Olly, amo. Ragazzi, vi facciamo vedere anche Olly. Sì, grandissima Roberta, hai ragione. Ma Olly dorme sempre, non è una novità. Qual è la novità che Olly dorme? Noi portiamo Gran Turismo 7, portavo anche Assetto Corsa un po' di tempo fa.
però adesso vabbè porto in maggioranza Gran Turismo 7, sia offline che online. La vostra mascotte, è vero, la nostra mascottina. Giochiamo col Logitech G923, amici miei, ma il prossimo step sarà sicuramente un Fanatec, quindi io vi aspetto davvero numerosi sul mio canale. E cosa posso dirvi? Grazie agli amici di Instagram, grazie a Morris, grazie davvero di essere qui con noi. Magari se sto un po' zitto magari corro anche un po' meglio, eh? Grazie Maurizio è fantastico, sì. Stasera è una seratina speciale, fa un fracco caldo, non so dalle vostre parti ragazzi com'è, ma qui in provincia di Milano fa un fracco caldo, eh? Fa un fracco caldino, vero amore mio? Si sta morendo. Questi numeri ragazzi me li sognerò di notte, eh? Sappiate che stanotte mi sognerò la mia live con questi numeri di persone che io sto streamando da PlayStation 5 e mi vengono fuori i numeri e sto vedendo dei numeri pazzeschi, eh? Pazzeschi davvero. Dopo Morris e il mitico Maurizio ti devo ringraziare su WhatsApp, ti canterò una canzone. Sì. Una canzone di ringraziamento tipo tanti auguri, anche se non c'entra nulla, però è l'unica che conosco. E ci sta. Tanti auguri a te per ringraziarti dell'evento fantastico che è successo stasera. Ragazzi, io voglio farvi vedere la livreina. Questa bella alfetta. È bella cattivella, eh? Ecco, ve la faccio vedere da dietro. Marco Drums Games Racing Team. Ho anche un canale Instagram. Un bel... Sì, Roby, è vero. Però per il copyright è un casino cantare con quelle cose lì. Lo so. A casa ci divertiamo un po', però. Sì. Allora, voi pensate, ragazzi, che io sono nato come batterista di un gruppo insieme a mio papà e le mie due sorelle. Quindi ho fatto musica per 30 anni, perché ho iniziato a suonare a 6 anni, la batteria acustica, e dopo mi sono trovato in questo mondo. Leo, vieni amore mio, guarda i numeri, guarda Tato, vieni qui, ah ok, ah sì, mezzo lì, ah, sta andando a letto. E praticamente, amici miei, fai la screen da fuori, amore. Sì, e ho passato tutta una vita con mio papà sul furgone, sul camion, su andare per tutta Italia. Sì, infatti Marco Drums è il nickname che mi hanno dato gli americani del gospel quando io gli facevo i service audio e luci e suonavo con loro, perché poi ero piccolino, comunque a loro piaceva tanto, ero bravo, veramente bravo con la batteria, non perché me lo autodico, ma perché ero bravo. E vai a dire praticamente questa è la tuta di mia moglie, ragazzi, perché io ho una tuta mia. Vi voglio far vedere un attimo il replay da qui, intanto che finisco la storia, così poi potete capire anche l'impegno e la voglia che ho di stare insieme a voi, di giocare, perché mi piace giocare, e anche di... grande Zaneboy, mio figlio, grandissimo Leonardo, e la voglia anche di... come si dice, di fare le cose, un buono spritz a tutti ragazzi, un buono spritz, mi raccomando, Morris è grande gioco, hai visto? È stato veramente una mano dal cielo conoscerlo quella sera là, che è entrato nella mia live, che ci siamo ammicati, no, non si dice così, siamo diventati amici e per fortuna siamo amici. Buono spritz a tutti, buono spritzetto a tutti. E vedete la livrea fatta da Charter Design. Intanto io vado su Instagram a ringraziarvi. Sì. Allora, come faccio? Aspetta.
cosa? Oh. Grazie Robina, grazie Robby. Oh, guardate che bella la livrea di Marco Drums Games Channel, amici miei. Guardate che bella, eh? Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. È veramente bravo. Grande, grande, ringrazio la community. Shelby al mondo? È su, quando la vai a comprare? La storia. Adesso te lo faccio vedere un secondino. Sì. 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 Esattamente, è veramente, veramente, veramente uno spettacolo, uno spettacolo, uno spettacolo. E per finire la storia che vi stavo dicendo prima, guardate, guardate, sì, ma Olli ha sempre sogno, ragazzi. Guardate che bella, quindi sono sei persone, no, DSC, scusa, sono sei persone al mondo ad averla, la macchina. Prototipo, hanno fatto solo 6 macchine al mondo. Su Gran Turismo c'erano tutti quelli che erano 20 milioni su Gran Turismo. No, scusa, ho sbagliato a parlare allora. Cioè, se no, cioè, capisci? 6 solo su Gran Turismo, proprio alla facciazza, o no? Amico mio. Sì, infatti. Grande, grandissimo Morris, grandissimo. Fai vedere i nuovi quest'ultimo acquisto. Sì, è vero Roberta, grandissima. È vero, hai ragione. Allora, io vi faccio vedere, amici miei, e giuro che se la live si interrompe perché Sky Wi-Fi va via la linea stasera, vado là in sede e gli stacco la spina del computer. Allora, vi faccio vedere l'auto, ragazzi, Visto che voi prima non c'è, esatto, brava, grazie della dritta. Allora ragazzi, io, se venite domani sera nell'altra live di Gran Turismo 7 che facciamo alle ore 9, vedrete anche questa 250 berlinetta, ok? Andiamo a comprare questa macchina qua, domani sera, io vi aspetto in live, mia moglie si lamenta ma non c'ha niente da fare. Eccola qua, dove la Shelby Cobra potrebbe essere più preziosa in assoluto, vedi? Ha deciso di vincere la Le Mans, Ford ha chiesto a Shelby, bla bla bla, ha caratteristiche tipo bla bla bla, 30 km, bla bla bla, bla 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 bla. Allora, vi faccio vedere solo la parte, vedi, ne sono state costruite solo 6, prototipi inclusi. Deciso, okay. Ciao Deciso! Grande Deciso! Oh, che cavoli, non sto comprando un'altra, non devo comprarla. Vi facciamo vedere questa mega macchina, Allora, garage... Sì, guarda DSC, guarda che mezzo, Allora, è un po' un catorcio, però tanta roba, guarda dentro. Ciao amici, ben arrivati amici di Instagram, grazie mille a Morris, grazie mille al mitico Maurizio, Grande Maurizio, sei un grande Maurizio. Grande. Allora, guardate questa Shelby, che cosa non è, davvero. Magari vuoi vedere se è possibile questa... Sì, dai, un po' mi rode perché... però dai, si può andare a vedere i componenti. Ci sta. Un po' ci sta. Allora, vi faccio vedere questa Shelby, Allora, ok. Dopo sento i messaggi di grandissimo Maurizio. Allora... andiamo a comprare i andiamo a spendere i soldi di mia moglie. Cioè, Roby, qua si fa tutto pomeriggio per poi un sovralimentatore e un alberi a gomito, ragazzi, un alberetto a gomito.
Un aumento della corsa anche, direi. Un bel aumentino della corsa. Un sovralimentatore. Ah sì, perché queste qua sono auto americane, ragazzi. L'intercooler. Perché sennò senza l'intercooler lavano. Poi compriamo le gommettine, perché ragazzi, senza gommettine c'è poco da fare. Il cambiettino da corsa no, perché vabbè, non ci faccio tanto di che. E possiamo andare a provare questa mitica, mitica, mitica Shelby. Io direi sul circuito di... cambiamo circuito. Dragon Trail, Dragon Trail, dice mia moglie, dai. Ciao amici grandissimi, ciao grandissimi, grandissimi, grandissimi amici di Instagram. Grazie a Maurizio, grazie a Morris, grazie a voi per essere qui con me. E vi faccio vedere un attimo la macchinetta da 20 milioni. Ve la faccio vedere con lo spritz in mano e con gli occhiali da sole mitici, perché nel canale di Marco Drums potete essere tutti voi mitici. E tra l'altro mi è caduto il cuscino. E potete spendere i Miticoin, eh? Il Miticoin sarà la moneta del futuro, ragazzi, quindi mi raccomando di spendere i vostri Miticoin. Io intanto mi pettino un attimo perché il vento mi ha... E poi bisogna sempre essere belli, belli, belli pettinati. Questa macchina fa talmente un po' bla bla bla, me la facciamo facile, perché sennò poi faccio figure da Pippo Baudo insieme a voi, eh? Guardate, 20 milioni di euro. 20 milioni di pounds, 20 milioni di dollari spesi, spesi, spesi per questa macchinetta, eh? Ciao amici grandissimi. Guardate, guardate. Diciamo che con i potenziamenti che mi ha fatto comprare l'amico deciso di SC non è niente male, eh? Guardiamola da dentro, ragazzi, con tutti gli effetti visivi del caso. Fa veramente un po' cagarino sta macchina, però vabbè. Però sì, allora io direi che questa macchina qua è una di quelle macchine tipo avete presente nel garage. Sì, sì. Sì, 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 proprio è proprio una macchina da garage, secondo me. Oh, però viaggia, eh. Guardala, guardala, guardala. C'è c'è un drift continuo su una curva dritta. Forse era meglio farla Monza, che non aveva tutte queste curve un po' così, perché sembro uno che non ha mai guidato una macchina in vita sua. Invece ragazzi, è questa Shelby che non la conosco, ha ragione mia moglie, grazie. E eh sì, mia moglie è stata anche lei partecipe a comprarla. Ah no. Sono dentro con la tuta. Ah, è dentro con la tuta. Sì, la tuta è di mia moglie, di Bragali. Ragazzi, quindi se venite a vedere le nostre live anche in altri giorni. Oh, 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 oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. C'è sì anche se c'è anche Carla che corre, eh? Quindi Dragon Trail. Oh, non lo so, non lo so, non lo so. Penso che... Chiedi, Sharder, che pista hai fatto per la lobby? Allora, ragazzi, noi giochiamo anche online. Adesso andiamo a giocare con l'amico Sharder e l'amico Kevin. Se vi va di seguire il mio canale, amici, iscrivetevi, 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 eh. Il livello collezionista è 50 DSC, ma è oltre. Sono 200 e passa 1000. Quindi arriva a livello 50, poi si sale e basta, perché non c'è abbastanza numeri, e quindi praticamente si sale, punto e basta. Ed è così, ed è così, ed è così, funziona così. Ok, adesso andiamo. Vuoi correre tu, amore mio? Con loro? Dai, allora ragazzi, adesso finisco questa qui, vi faccio vedere il replay. Mentre c'è il replay, e faccio venire al posto di guida. Hai le scarpine? Hai le calzine? Piedi nudi? Alla brasilera? Va bene, perfetto. Anche quando giocavamo a pallone, là in Brasile, lei giocava a scalza coi sassi. Coi sassi, ragazzi, quindi posso far capire che livello di... Ma tu le hai tutte? Non basterebbe neanche il livello 100. Esatto, bravo. Grande Roby, hai proprio ragione, hai ragione, hai ragione. Sì, sì, le voglio tutte, le voglio comprare tutte, le voglio comprare tutte. È una mia ossessione. 4 milioni e mezzo, ma dobbiamo spenderne 8 domani sera, quindi domani si farma.
per spendere anche gli ultimi soldini rimasti, ragazzi. Incredibile, incredibile, pazzesco, amici. Non, sì, non sono mai riuscito a fare una cosa del genere, a metterla, ah, metterla di traverso. Fast and Furious, raga, di esserci. Che Fast and Furious, guarda che roba, oh. Che bellissima, oh. Sì, 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 è bellissima, bellissima, bellissima. Divertimento lo sta. Non lo, mi sa che non mi riuscirà mai più in tutta la mia vita una roba così fighissima. Mi sa che non capiterà mai, mai, mai più. Grandissimi ragazzi, grandissimi, eh? Cosa abbiamo? Allora, vi faccio vedere il cosettino, intanto vieni qua tu. Così. Ok, intanto che va il replay. Arriviamo subito, eh. Tolgo un secondo solo la webcam, ragazzi. Per magia siamo cambiati di posto, eh? Per magia ci siamo cambiati di posto. Dai che corre Carla. Una partita. Sì, amo, dai. Dai Robin, facciamo Dragon. No, vanno fare che. Allora. Ho sbagliato. Aspetta che devo mettere il video, ragazzi. Ok. Perfetto, perfetto, amici miei. Dai, andiamo a correre. Charder. Troviamo la lobby di Charder. Sì, penso di sì. Forse stanno correndo. Allora, andiamo a giocare online, amici miei. La lobby di Charder. Allora, lobby. Andiamo a cercare la mitica lobby di Charder, grandissimi ragazzi, grandissimi, grandissimi, grandissimi. Live on Twitch, bella lì raga, bella lì raga, stiamo andando a cercare la lobby del mitico Charder per poter fare una garetta insieme e corre Carla, eh? Bragadi, saluta i nostri amici, amore mio. Ciao a tutti. Grandi, grandi, grandi. Magari con piedini così c'è più possibilità. Può essere. Eccoci qua, vediamo se riusciamo a entrare. No, no, questa non è Monza. Bravo. Perché hai fatto questa pista, Charder? Scusami. Questa dovrebbe essere. Ah, Red Bull Ring. Ah no, stanno correndo, niente, loro stanno correendo, no, non usciamo. Ah, metto fai un fai Dragon Trail, esatto, esatto. Forte. Giusto? Sì, sì, sì. Allora, usiamo la macchina di Carla. Shader sta correndo. Dopo, non c'è problema. Dovrebbe essere questa. Eccola qui, la macchina di mia moglie, andiamo a correre a Dragon Trail. Shader sta correndo con Kevin. Questa è la Subaru. Infatti per quello che non stanno neanche scrivendo. Questa è la Subaru. So, il parco aperto. Scusa Kevin, per te boh. Adesso, lo so, siamo già su Dragon Trail, amico no, mio. Dai. Facciamo questa e poi dopo andiamo di là, dai. Perché siete anche su un'altra pista. Intanto, fai il Dragon Trail, rifate il party, ragazzi, perché... Di qua e poi andiamo insieme. Perché se fate un'altra pista, Carla non l'ha ancora provata, ok? Ah ok, roba strana. Cosa? Non so, sta nella loro gara. Ciao amici! Va bene Charder, adesso entriamo, però fai per cortesia Dragon Trail, non quella lì, quella pista lì. Perché sai che Carla
conosce Dragon Trail. Ciao amici, grandissimi amici di Twitch. Ho visto. Ti ha fatto la fiancata. Sì, ti ha fatto la fiancata. Come ha potuto sto balordo farmi la fiancata? Grande. Eccoci qua! Sì, sì, adesso lo prendi, c'è un altro giro. Vedete ragazzi e ragazze, Carla guida anche meglio di me, anche meglio di me. Attenzione, prendo il mio amore, brava, brava, brava. Concentrazione totale. Fantastica, brava amore. Sì, quel piedino lì? Sì, ciao, ciao amici grandissimi di Twitch, come state? Amici e amiche di Twitch, sta correndo Carla su Dragon Trail con la sua Subaru BRZ tutta, tutta agghindata, Bragali TV, Dai, dai, mo, dai gas, dai gas, dai gas. Qui la devi far dritta. Grande, mo. Brava lì, così. Grande. Sì, è bello. Sì. Quasi uscivo alla Bragali. Grande. Grande. Bravissima, bravissima. Andiamo da loro? Allora, facciamo vedere un pezzettino la tua livrea però, gli amici, perché guardate la livrea di Carla, è fantastica. E anche la tuta, ragazzi, Mamma mia. Questo è tutto merito di Sharder Design, ragazzi. L'amico Sharder, vero? Ah, prima non abbiamo visto il replay della Shelby che andava su due ruote. Non abbiamo visto il replay. Caspiterina. Troppo buona. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Ce l'hai già fatto qui? Dov'è che è? Bravo. Amore.
Eh sì. Bellissima, bellissima. Allora, Sharder, hai fatto la lobby? Ok. Adesso arriviamo, stiamo soltanto facendo vedere il coso, la livrea. Sì. Brava. Io sì. Ok, dai, andiamo a cercare. Perché comunque sei stata bravissima, mo. Pulita, precisa, quasi noioso vederlo. Quasi noioso vedere il giro, da quanto sei stata brava. Grande, grande. Ragazzi, Marco Drums è l'unico inevitabile con il drago, eh. Allora, andiamo a vedere il nostro amico Sharder e il nostro amico Kevin, così andiamo a farci una bella partitozza con loro e poi, amici miei, andiamo a Nanna. Che dopo anche aver bevuto la birra, un po' di stanchezza. E c'è. Mi raccomando, amici miei, di non bere mentre guidate. Una bella birretta fresca. Ci sta. Ok. Eccolo qui, amore mio. Eccoci qua, Sharder e Kevin, grandissimi. Scusate per prima, ma ho dovuto far vedere ai nostri amici, ai nostri 200 amici... di Morris e domani sera no, una gara amigos, però è ok, fai tra sì, dai Sharderino, stasera è stata una serata molto bella e particolare, sì, grazie a tutti, grazie agli amici di Instagram, alle migrazioni, ed è una cosa fighissima. Sì. Eh sì. Adesso impegnati, raga. Ok, brava. Sai che sei capace in questa pista qui. La conosce bene. Penso che è giorno. Chi è che è? Qualcuno? Sarà Sharder o Kevin? Ma Kevin! Sei impazzito! Hai rovinato il giro di Carla! Madonna! Ma si può! Devi rifare il giro! E hai distrutto la livrea nuova! Hai distrutto la livrea che ha fatto Sharder! Cattivoni! Ma non mi sta andando avanti allo scopo! Thank you.
attenzione, bravissima. Frena. A tenermi dentro, ma ho fatto praticamente tutta sull'erba. Tutta sull'erba. Ha tagliato il prato della pista di Dragon Train. Beh sì. Ma non la fai un po', che non vuoi dire. Beh sì. Quello Davidino! Grande amico mio! Sei arrivato quasi alla fine della live, amico! Orca loca! Ho visto il codo addosso. Sì, sì, sì. Grandissimo Shader. Allora Shader, adesso Carla finisce il giro e poi partiamo con la gara. Oh no, ma qui ti dimentichi sempre di no, fare la seconda? Sempre, perché gli altri ho fatto tutti. Ah, peccato. Peccato perché il tempo era buono, No problema, tanto così da dietro puoi sbazzolare tutti e buttarli contro il muro. Vai Shader, fai partire la gara. Grande Davide, come stai? Ho visto il mitico gioco, Ken è bellissimo Davide, è bellissimo, grande, grande, grande. Ciao ragazzi, mitici, amici di Twitch, amiche di Twitch, amici nostri di Marco Drums Games. Ah, caspita, non ti è ancora arrivata la risposta, Davide, grande, grande. Non lo so quanto tempo ci mette, ma se hai fatto tutto giusto non credo che ci mette tutto sto tempo. Oh. Devi ricontrollare se hai compilato tutte le carte giuste, amico mio. Sì, 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 l'ho sentito. Ecco, la partita inizia. L'ho sentito metà, dopo lo ascolto tutto e ti rispondo via WhatsApp. Ho sentito quello che tu mi hai detto adesso della... Quello che hai letto, che hai scritto adesso. Un giorno di questi di studio. Sì. Farà il primo, batterà tutti, raga. Ve lo prometto, vediamo? Seconda, eh sì, eh! Capito? È che hai sbagliato, eh! Hai sbagliato, mo! Dai, dai, concentrati, amore mio! Che belle livree tutti che abbiamo, raga! Grande Shader, grandissimo! Ma Kevin come viaggia? No, ti ha spinto? Ah, cattivo Shader. Attenta qui. Bella lì, bella sta gara, ragazzi. Attenzione a aprire. Prenda un pelo in più. Grande, grande. Bravissima Carla, ragazzi. Che peccato, che peccato. Eh sì, eh sì. Questa curva così schifosa. Grande Kevin, ti sta dando dentro Kevin, eh? Sì, sì, sì. Seconda.
Ma è troppo lenta. La fai tutta invece seconda voi e poi riesci a aprire prima. Grandi ragazzi! Grandi ragazze! Ciao amici! Non hai mai sbagliato qui, amo. Non aveva mai sbagliato qui, amici miei. È un po' la tensione della gara. È la tensione del racing. E vai. Ecco, adesso lo becco e le ricordo, guarda. Eh sì. Conto vostro. Tenta qui. Non andare troppo sul bordo. Pena, pena, sei in quarta. Seconda. Pena, pena. No. Seconda, mo. Seconda di punta, poi devi aprire in terza. Se fai in terza, poi tutto e non riesci a aprire. Seconda, punti, frena, poi e apri a metà. E beh, pian pianino, ma prima l'hai fatta veramente bene, eri sui tempi di Sharder. Adesso ti sei persa, sì. The show must go on. Eh sì. Bravissima. Hai sbagliato, eh? Sei sui... per me è 1.33-34, lo fai, amore mio. Frena, frena, seconda, poi butti la terza, la fai troppo larga così e non riesci a aprire. Seconda anche qui, amore? Seconda, questa è l'ultima. Gara andata, grande. Ah, gara andata perché? Oh, signore, non lo so, è successo qualcosa. Dai che puoi recuperarlo. Poverino. 1.39 ragazzi, 1.39. Eh sì, brava, brava. Attenta qui. Quarta, vai. Non devi frenare troppo qua perché sono veloci. Gira, gira, gira. Devi girare prima, mo. Ah, è sbagliato, è sbagliato. È sbagliato. Ha sbagliato e dice gara andata, perché è arrivato secondo ma si vede che non ce la fa a prenderlo. Ah, ok, ho capito, vabbè, ci sta.
sta guidando l'autopilota. Si è demoralizzato e vedi anche lui, Kevin. Ha sbagliato di brutto e non riesce a recuperare, ha fatto guidare l'autopilota, fa finire la gara. Kevin, capita. Ma stavi andando fortissimo, fortissimo. Poi con la livrea, Kevin, mi sa che vai proprio velocissimo, ti pompa la livrea. Poi lo sbaglio c'è sempre, ragazzi. Ha fatto 1.40. 1.39, 1.41. Io ho fatto 1.39, brava. Quello è mio. Puoi prenderlo, non ce la fai perché è poco tempo, però lo prendevi, il bot, perché c'è solo 8 secondi. No. Ma perché? Perché hai frenato troppo tardi e non hai frenato tutto. Dai, era bellissimo. Riuscivi anche a avvicinarti al bot, perché era 6 secondi. No, non riesci in 5 giri. Ci vorrebbero 15 giri, ma poi dopo c'è le gomme, l'usura. Sì. No, non devi leggere, non sei capace di leggere. Sta parlando che è sbagliato e non ce la fai a recuperare. Ti stavo dietro, scusate se oggi vi ho toccato, ma non sono tanto concentrato. No, vabbè, ma Carla, vabbè, ti sei messo di fianco, non è che hai toccato, Eravate lì e lei è uscita e tu lì dentro, figurati, Salverino. Sì, Kevin è stata una bomba stasera. Ha fatto 1.39, un miglior tempo, ragazzi. Carla ha fatto 1.39, raga. Che è qua? Tanta roba, amici. 1.39 è fichissimo. Tanta roba, E che cosa vogliamo fare ancora? No, se vai, fai una garettina se vuoi tu singola, no, un'altra online, sono già le 11:15. Ma tranquillo. Sono cose che succedono in gara. Allora niente, non facciamo niente, ci salutiamo. Fai solo l'unico giro. Kevin, grandissimo. Sharder, grandissimo. Tutti voi, amici nostri, grandissimi, mitici. Facciamo fare un giro a Carla, tanto per, ma perché dobbiamo chiudere la live, la chiudiamo in bellezza, ok? In allegranza. La chiudiamo con questa macchina qua. Devo provare quella là? Sì. Sì, sempre su questa. Guardate le macchine che abbiamo. Li facciamo fare con questa. Sì, assolutamente sì. DB5, Roby. Sì, bellissima live. Kevin, sono gasatissimo. Devo ringraziare tantissimo Moris e Maurizio del Mitica Migrazione che mi hanno fatto da Instagram. È stata una bellissima live anche tra di noi. Mi sono pompato tantissimo. Gli facciamo fare autodromo di Monza, Carla. Sì, hai visto? No, metti questa. Quale? La solita Dragon Trail, no? Dragon Trail? Non conosco la macchina, devo giocare a Monza. No, di notte no. Ok. Sì, vero Kevin, vero, figata assurda. Spero di collaborare un sacco con il mitico Moris, perché primo mi piace tantissimo, secondo è un grande, e è un grande anche suo papà, che poi tra l'altro voglio che giochiamo a... guardate il cofano di sta macchina, incredibile, è grandissimo. Che giochiamo anche con questa sciagola, qui devi frenare un chilometro prima, Guarda, sì, ma come si vede, La tuta, bellissima la tuta, ragazzi. È stato veramente un grandissimo piacere avervi. Qua si può fare quattro scontri. Sì. Sono già a tagliare l'erba, fare. Vado solo. Ok, vado, grazie per la gara nota, amici. Ciao Sharder, mi raccomando amico mio, se riesci quando puoi, quando vuoi, la Mazda, e quando hai detto che tu comprerai anche la McLaren da 10 milioni, anche per quella, facciamo livrea anche per quella lì, amico mio. Ciao, grazie mille, buonanotte e grazie di essere stato in live con noi e tutte le livree fighissime, Carla sta andando dappertutto. E ci vediamo domani sera, Sharder. Amici miei, ci vediamo domani sera ore 9 con Gran Turismo. Ok ragazzi, ci vediamo anche domani sera. Sei grandissimo, grandissimo. Che è così per la mia. C'è una macchina nuova. Posso fare driftante?
Hai visto? Ah, tutto in drift. Comprare una macchina, secondo me è già rotto un po' più nuovo. Sì. Cioè, con gli altri che non riesci, questa qua che è rottame. Raga, la DB5 del 1965, credo. Dai, vai, 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 vai. Vai, vai, che riesci a prendere questa serica. Sì, ma hai scritto. Fatto bene con la... Ti chiedo l'acceleratore che va. Ultimo giro. Dai, ultimo giro e ci salutiamo tutti. Grandissimi amici. Ci vediamo domani sera alle ore 9, vero amore mio? Gran Turismo 7. Domani sera compriamo la Ferrari da 8 milioni e mezzo. Amo, dovevi frenare tipo 8 km prima. Dovevi frenare. Ah, ok. La fai tutta in drift. Con la DB5 del 65. Lei prende in manca e non mi gira, capito? Oh, provo a farlo, guarda. Guarda, ma vediamo. Basta mollare e lei gira. No, è incredibile. No, ah, hai fatto freno a manino. Ah, freno. No, pensavo che bastava che tira via l'acceleratore e frenava e eravamo a posto. Tutto sulla barriera te la sei fatta, amore mio. Facciamo un replay stramitico. Dai, finisci sto giro che non lo finiamo più. Finisci sto giro del cavolo. Uh-huh. Abbiamo finito anche tutto l'alcol. No, non è vero. No, è appena appena. Ancora sei qua, Johnny? Ma non andargli addosso. No, non finiamo più sto giro, mo. Molla, molla l'acceleratore, mollalo, così ti metti dritta. Molla l'acceleratore, così ti metti dritta. Va che hai scassato tutta la mia macchina da 950.000 euro. Ma dai, fallo frenando, se no andiamo, non finiamo più. Va giù bassissimo lui. Sì, sì. Era fortissimo, non mi ricordo più che l'aveva detto, che diceva è dal Gran Turismo del 93 che è su ancora con l'elicottero, non scende mai a far benzina. Proprio così nella pista, per quello che c'è. Cosa? È questa, amore, la pista? Sì, cioè, amore, è sempre uguale, la pista è quella. Ma non esiste sta pista. Oh, ancora la mia guarda qua, mi è arrivata. Ancora lì. È riuscito a farmi. Anche nell'ultimo. Sul dritto. Amo, che ha poco gas. Dai che finiamo, non andiamo a letto più. Poco gas. Oh, adesso accelera sul dritto. Non entra nei box, eh. ragazzi, manca solo che entra nei box, poi non andiamo a letto più. Oh, ce l'abbiamo fatta. E sul replay di Gran Turismo 7, di questa mitica Aston Martin DB5 del 90 e qualcosa, no, dello 60 e qualcosa, all'11° posto, Bragali
e Marco Drums Games vi salutiamo. Quindi buonanotte a tutti, grazie per essere stati con noi in questa live fantastica, ci vediamo domani sera, Gran Turismo 7, ore 21, Marco Drums e Bragali, Marco e Carla. Ciao a tutti, grazie mille a tutti, buona noches. Ciao Frank, grandissimo, ciao mitico. Ciao Kevin, Shard, Robby, Frack, DSC, Nick, tutti amici che siete stati dentro con noi. No, non arrivate, che dobbiamo uscire, non entrate. Se no dobbiamo fare altre 10 ore di live. Altre 10 ore di live. Vi facciamo vedere questo replay pazzesco. Pazzesco di Aston Martin. Domani siamo in live GT7 alle ore 9, alle ore 21. Questa bella fuori pista di questa Aston Martin incredibile a 900.000 euro della mia mitica Bragali, è stato veramente fantastico. Io devo dire che queste macchine vecchie spaccano davvero quando vanno nello sterrato, eh? A me dici che siamo i 110 grande amico mio, che spettacolo amico, che spettacolo davvero ragazzi, che spettacolo davvero. A domani a tutti, a domani amici, mi raccomando ore 9, Marco Drums vi aspetta per un'altra mega live, Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Con GT7 Frac, assolutamente sì, domani sera Gran Turismo 7, domani è mercoledì, giovedì faremo Formula 1 credo e venerdì col mitico Morris, sempre se non ha impegni di calendario per doversi allenare ai campionati venerdì Warzone. Quando giocherò con Morris e Michele non posso giocare con voi amici online, devo giocare con loro per allenarmi. Quando invece non c'è Morris posso anche giocare tranquillamente con tutti voi, ok? Quindi grazie mille, domani sera 21 GT7 Marco Dramkey, Bragali, il cane che sta dormendo, Olivia, il mitico volantino che è sempre qui a portata di mano, il drago grande e il drago piccolo e soprattutto tanto divertimento, il dragone grande e il draghino piccolo, che lei è la mamma, questo è il figlio, Ciao amici, buonanotte a tutti, Vi faccio vedere solo la fine del replay, tolgo l'audio e il video. A domani, un bacione a tutti, grandi, godetevi gli ultimi pezzi di mia moglie rimasti della macchina, perché l'ha schiantata contro i pali, contro i muri e i guardrail. Ciao a tutti amici, a domani sera.